Buonasera, ho convocato questo incontro con la stampa perché oggi, 7 agosto, siamo ad un anno esatto dall'approvazione della legge sul cosiddetto femminicidio e siamo a 5 anni dall'approvazione della legge sullo stalking. Ho buone notizie da dare perché calano gli omicidi in generale, calano del 13,8%, questo è un dato molto importante, mi riferisco agli ultimi 12 mesi. Calano gli omicidi di donna, meno 5,2%, calano gli omicidi in ambito familiare, il 3,6% in meno, e questo è confermato dal fatto che calino anche gli omicidi di donna in ambito familiare, quindi non solo gli omicidi in ambito familiare in generale, ma simmetricamente anche gli omicidi di donna in ambito familiare. E i due dati convergono, cioè i dati sullo stalking e i dati sul femminicidio, sulla violenza di genere, convergono al positivo. E questo è un elemento molto importante perché noi avevamo avuto nei primi mesi del 2014 dei dati che ovviamente non consolidati perché riguardavano un intervallo temporale iniziale dell'anno solare, erano dati non positivi. Invece abbiamo invertito la tendenza ed io sono qui a dirvi che finalmente le cose vanno meglio. Vanno meglio perché sono numeri davvero positivi e noi abbiamo oggi alcune risultanze che sono importanti da dire e da fare rilevare all'opinione pubblica, anche per il loro valore simbolico. Ed il primo valore simbolico che io segnalo è che l'aumento delle denunce è sintomatico di una rafforzata fiducia nelle forze dell'ordine. Quindi io ringrazio il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il suo direttore e capo della Polizia Alessandro Panza, ringrazio il Comandante Generale dei Carabinieri qui presente il Generale Gallitelli e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale Capoluco. Vuol dire che i cittadini si fidano e questo è un dato molto importante. 5 anni di stalking. Io ho connesso anche le due leggi perché le circostanze della vita mi hanno portato ad essere io il promotore e sostenitore sia della legge sullo stalking del 2009 che di quella sul femminicidio e sulla violenza di genere in generale dello scorso anno. 5 anni fa come Ministro della Giustizia, oggi, anzi lo scorso anno, come Ministro dell'Interno. Dall'entrata in vigore di quel decreto sullo stalking le denunce sono state 51.000. 51.000 denunce per stalking. Il 77% delle vittime sono di sesso femminile. Oltre il 90% delle persone denunciate o arrestate era già stata segnalata per il reato. Quindi la reiterazione è l'elemento fondamentale dello stalking. Come dice la stessa espressione, l'idea di atti persecutori genera anche un'insistenza l'attività dello stalker, cioè nasce da un'attività che si reitera e la sua stessa reiterazione è la ragione che rafforza la punibilità del reato. Noi abbiamo dei buoni numeri per quanto riguarda lo stalking e abbiamo un meno 10,5% per quanto riguarda questo reato. Noi abbiamo avuto un calo negli ultimi 12 mesi di meno 10,5%. Abbiamo, e qui mi riaggancio a quella buona notizia, quella relativa alle denunce, abbiamo un 20% in più di segnalazioni per il reato di stalking nel biennio 2012-2013, più 25% di persone denunciate nel solo 2013, più 2% della crescita delle denunce o degli arresti nei primi 7 mesi del 2014. E analogo andamento c'è anche per quanto riguarda l'ammonimento del questore. Un elemento che mi sembra molto importante segnalare è che le statistiche nostre del Ministero dell'Interno convergono con quelle del Ministero della Giustizia che ha fatto un ottimo lavoro in questo senso e le risultanze sono che lo stalker è prevalentemente un uomo nel 91% dei casi, di età media sui 40 anni, 42 anni per la precisione, nell'82% dei casi è italiano e appartiene a fasce sociali della disoccupazione o a basso reddito, operai, ci sono tanti operai e altre
categorie che non hanno un alto reddito e la vittima è quasi sempre una donna di media statistica di 38 anni. Nel 74% dei casi tra autore e vittima c'è stato o c'è una relazione sentimentale e in un terzo dei casi ci sono dei figli. Il movente principale della persecuzione è la ricomposizione del rapporto tra i due e questa è proprio la metà, oppure le ossessioni psicologiche, la gelosia, la vendetta negli altri casi. Crediamo che sia importante il dato che viene fuori dalla, lo potete trovare anche questo sul sito, dal Ministero della Giustizia, relativo alle condanne, perché le condanne sono tante, il 42%, e i patteggiamenti, praticamente il 15%, perché è importante perché sono più frequenti delle assoluzioni, che sono l'11,5%, e poi un altro dato che mi pare interessante da sottolineare è che uno su quattro ritira la denuncia, ritira la querela, e questo è il motivo per cui noi abbiamo insistito nell'altra legge, quella che riguarda specificamente la violenza di genere, quella fatta lo scorso anno, abbiamo insistito per rendere irrevocabile la querela. Mi sembra molto positivo il dato per quanto riguarda la violenza di genere. Noi abbiamo approvato una legge che è stata convertita molto rapidamente dalla Camera e dal Senato, come tutti loro qui presenti ricorderanno, è una legge che prevede una serie di strumenti nuovi, dalla irrevocabilità della querela di cui abbiamo appena parlato, al rafforzamento dell'ammonimento, alla tutela processuale degli obblighi di comunicazione, alle testimonianze acquisite con modalità protetta, all'arresto in flagranza di reato, poi una norma alla quale io nel momento in cui proposi questo decreto ero particolarmente affezionato e sono molto contento del buon esito che ha dato, era quello dell'allontanamento del violento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cioè cacciare di casa il violento. Se il violento mette a rischio non solo la serenità familiare, ma specificamente l'incolumità fisica, questo è motivo di cacciata da casa e noi abbiamo anche invitato chiunque sentisse a denunciare, perché è molto importante che non si giri la testa dall'altra parte, e abbiamo ribadito e vogliamo ribadire oggi che chi denuncia sarà protetto. Erano le nostre 3P: prevenire, proteggere e punire. Prevenire la violenza, proteggere chi denuncia e proteggere ovviamente la vittima e punire il colpevole. Sta andando bene su tutti e tre gli aspetti, cioè la prevenzione, la punizione e la protezione, ed è il motivo per cui noi oggi possiamo dire che quella nostra battaglia, che voglio ricordarlo, era precedente la Convenzione di Istanbul, la ratifica della Convenzione di Istanbul, cioè la nostra legge fu approvata prima che il Parlamento ratificasse la Convenzione di Istanbul, possiamo oggi dire che quegli strumenti hanno funzionato. Perché possiamo dire questo? Perché noi abbiamo avuto una serie di risultati molto significativi e importanti per quanto riguarda i nuovi strumenti. Per cui vi dico che ci sono stati 271 ammonimenti del questore da quando è entrata in vigore la legge e 189 allontanamenti urgenti dalla casa familiare di persone colte in flagranza. E si trattava di violenti, perché si trattava di una flagranza di reato nei confronti di congiunti o conviventi per maltrattamento o lesioni colpose. 189 allontanamenti. Noi non possiamo dire ovviamente quanti di questi 189 allontanamenti si sarebbero trasformati in violenza letale, in omicidio della donna, non lo possiamo dire ovviamente, ma certamente possiamo dire che abbiamo sottratto ad una condizione di enorme pericolo 189 donne. Questo è un risultato che deriva da questa legge. Il funzionamento della legge sullo stalking, 51.000 denunce in 5 anni
e il funzionamento della legge sulla violenza di genere, contro la violenza di genere e contro il femminicidio dello scorso anno, con 189 allontanamenti urgenti e 271 ammonimenti da parte del questore, è la prova che il meccanismo sta funzionando. L'altra prova l'abbiamo nel fatto che sono diminuiti gli omicidi. Gli omicidi nei confronti delle donne sono in calo del 5,2%. Gli omicidi in generale sono in calo del 13,8%. Detto con la brutalità dei numeri, le donne uccise nel periodo 14 agosto 2012, 31 luglio del 2013 furono 152. Quelle dello stesso periodo 2013-2014 sono 144. È evidente che in ambito familiare si realizza il maggior numero di questi reati e siamo passati a 101 reati che si verificano, stiamo parlando di omicidio di donna, che si verificano in ambito familiare e affettivo. 101 donne sono morte negli ultimi 12 mesi e il dato positivo, l'inversione di tendenza, il calo nel numero degli omicidi di donna non può fare dimenticare le donne che sono morte. Ne sono morti tanti anche di uomini. Noi abbiamo voluto oggi dire che siamo dalla parte delle donne. Questo è un governo, questo è un ministero, questa è un'azione di chi sta dalla parte delle donne. Abbiamo altri dati molto positivi che riguardano gli ammonimenti prima della legge sul femminicidio, cioè quella fattispecie base di ammonimento, che è incrementata del 21%, e il divieto di avvicinamento, che è aumentato del 25%, del 24,9%. Si tratta di numeri che stanno lì a testimoniare e a dimostrare che vi è una attenzione e che vi è un miglioramento del sistema della sicurezza e una sensibilità che riguarda anche le denunce. E l'altro elemento molto positivo è che su tutti i reati sentinella, su tutti quei reati che comunque si possono configurare spesso come presupposti del reato più grave, c'è una diminuzione. Mi riferisco alle lesioni dolose, meno 11,2%, alle percosse, meno 11,8%, alle minacce meno 11,03%, e un altro dato molto importante è sulla violenza sessuale. Abbiamo un meno 15,7%. Siamo passati da 4.423 casi dell'anno precedente ai 3.728 di quest'anno. Ecco, è un dato complessivamente positivo e che non ci chiama ad una deresponsabilizzazione, cioè insomma non ci chiama a fermarci, ci dice che dobbiamo fare ancora di più e ancora meglio. Questa è la ragione per cui abbiamo messo il tema della violenza di genere all'interno del semestre europeo come priorità, è la ragione per la quale all'interno del G6 dei ministri della giustizia lo scorso settembre abbiamo messo questo tema come un tema di grande importanza, ed è la ragione per la quale noi oggi siamo qui a dire che non si abbassa l'attenzione e a chiedere a tutti gli italiani di stare dalla parte delle donne, di non girare la testa dall'altra parte, che quando si sentono, cioè quando si sentono urla, grida, quando si sente un qualche cosa che può fare richiamare alla violenza, tutti gli italiani sappiano che è preferibile comporre le tre cifre dei carabinieri o della polizia, chiamare, fare sì che qualcuno venga allertato, piuttosto che poi portare per sempre il dolore, lo scrupolo di non avere avvisato qualcuno, impedendo con quell'avviso il consumarsi di una vita e il compiersi di un omicidio o dell'omicidio nei confronti di una donna. Nessuno giri la testa dall'altra parte, le nostre forze dell'ordine, i nostri carabinieri, i nostri finanzieri, la nostra polizia, i nostri poliziotti sono tutti pronti a correre quando ricevono una chiamata. Le procure sono in grande sinergia con le forze dell'ordine, il sistema prevede la protezione e l'anonimato di chi fa testimonianza nel momento in cui è a conoscenza di un reato che si sta per compiere o grida un allarme o lancia una denuncia, quindi il sistema funziona.
È chiaro che si tratta di un cambio di passo culturale e il risultato di aumento del numero delle denunce sta lì a provare che si sta verificando un cambio culturale di italiani che denunciano sapendo di fare il bene della donna che può essere colpita. A nessuno sfugge come un dramma in casa spesso veda come testimoni i bambini, a nessuno sfugge come un dramma in casa veda spesso come testimoni coloro i quali non possono difendersi e che possono rimanere drammaticamente colpiti per il resto della loro vita, soprattutto se si tratta di giovani vite. Ecco, noi siamo qui a dire andiamo avanti. Se le leggi vengono approvate e poi funzionano al punto da determinare lo stalking 51.000 denunce e da determinare la legge sulla violenza di genere, il calo delle lesioni colpose, dei maltrattamenti, il calo degli omicidi, il calo di tutti quei reati sintomatici, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e che di quelle leggi c'era di bisogno. Abbiamo lavorato bene anche all'interno di questo Ministero, io ringrazio tutto lo staff, tutti coloro i quali hanno lavorato, ringrazio il mio consigliere per le pari opportunità e per la violenza di genere, la dottoressa Isabella Rauti, che mi è stata accanto in tutto questo lavoro, e quindi a conclusione di questi 12 mesi, il decreto fu approvato l'8 agosto del 2013, noi possiamo dire di avere compiuto un buon lavoro non solo per le donne italiane, per i bambini italiani, per i loro figli, ma per tutti gli italiani nel loro insieme. Quindi io vi ringrazio. Troverete questi dati o nelle cartellette che vi saranno distribuite o in tutti i casi nel sito del Ministero dell'Interno con tutti gli aggiornamenti che sono stati predisposti dal nostro servizio della Direzione Centrale della Polizia Criminale, del Servizio di Analisi Criminale. Sono qui pronto per le vostre domande, quindi se ci sono delle domande io sono qui per rispondere. Prego. Gabriele Martelloni, Rai News 24, una domanda da segretario del nuovo centrodestra, però Renzi e Berlusconi hanno siglato questo tagliando del patto del Nazareno con le modifiche all'Italicum, quale ruolo gioca in questa partita il nuovo centrodestra e quali rassicurazioni ha avuto dal Premier? La vedo veramente emozionata e commossa per i risultati sul calo della violenza di genere, mi pare del tutto evidente che stante la sede e stante l'oggetto della conferenza stampa io risponderò su domande che attengano questo Ministero e preferibilmente questa materia. Buonasera, Francesca Sancin, TG3. La ringraziamo Ministro per questi numeri appunto confortanti, però ecco, questi sono i numeri, servono però i soldi per non far chiudere i centri antiviolenza. Diciamo, su questo punto come siamo? Abbiamo assunto un'iniziativa come governo, il sottosegretario Del Rio ha già scritto a tutte le amministrazioni del governo per sapere lo stato d'avanzamento dei lavori per le questioni di parità di genere all'interno di ciascun ministero e quindi questa è stata individuata proprio nella lettera del sottosegretario Del Rio come una priorità di questo governo. Il presupposto della priorità è che se sei un tema prioritario sei un tema che viene finanziato. Anche perché nella legge noi avevamo previsto proprio il finanziamento dei progetti che riguardino proprio questa materia. Altre domande? Bene. Posso chiedere un'altra domanda? Sì. Prego. Grazie. Per quello che riguarda il fatto che diciamo, il governo, ancora il Presidente del Consiglio ha su di sé la delega per le pari opportunità, secondo lei ripristinare un ministero sarebbe una buona indicazione di indirizzo? Guardi, il fatto che il Presidente del Consiglio abbia la delega per le pari opportunità a mio avviso non è una derubricazione del tema, è l'accentrare sul capo del governo un tema che si ritiene prioritario, quindi l'esercizio di quella delega e di quella funzione da parte del Presidente del Consiglio è senz'altro più efficace che la creazione di un ministero, cioè non è un ministero che determina la forza di un tema, ma è la leadership politica di chi esercita la funzione. Nel caso in cui la eserciti il Presidente del Consiglio personalmente, di certo non è diciamo, un downgrading dell'argomento. Aggiungo che sotto il profilo delle questioni che riguardano la sicurezza, noi abbiamo in cima alle priorità il tema
della lotta alla violenza di genere e i risultati dopo questi primi 12 mesi sono il conforto concreto, perché supportato dai numeri, che siamo sulla buona strada e abbiamo agito bene. Bene, vi ringrazio e buon pomeriggio.